Non v'è dubbio che bisogna ridurre il debito pubblico, bisogna vedere dove si va a prendere i soldi, perché noi condividiamo l'appello della BCE di riportare la stabilità e la parità di bilancio, ma non condividiamo il metodo proposto, perché siamo convinti che a pagare il debito devono pensarci gli evasori fiscali e coloro che hanno sprecato i soldi dello Stato in spese inutili e in favori alla cricca.